Ciao a tutte ragazze e benvenuta alla nuova puntata di Nail Talk Live Italia. L'argomento di oggi è il Power Gel e a presentarlo sarò io, Noemi Iba, sono la trainer e il distributore per la Sardegna e la trainer nazionale per l'Italia. E sono io, Elena Galazuk, trainer e distributrice di Magnetic nel Veneto. E come sempre facciamo un piccolo anteprima di quello che faremo e cominciamo dalla prima foto è della nostra trainer Bianca dalla Germania. E un altro lavoro realizzato da Magda, trainer dell'Inghilterra. Siete pronte per iniziare? Il prodotto di oggi è il Power Gel. Parliamo un po' di lui. Allora, il Power Gel non è un acrygel. L'acrygel è un prodotto che è un mix tra la polvere acrilica e il gel. Il Power Gel Magnetic è un prodotto di nuovissima generazione ed è creato solo ed esclusivamente con il gel. La bellezza di questo prodotto, tutti i suoi punti forti sono sicuramente che nella lavorazione lo possiamo quasi paragonare all'acrilico perché ha una movenza, una modalità di lavorazione molto simile a quello dell'acrilico. È un prodotto molto fermo e per questo lo preferiamo anche per fare delle forme estreme perché ci lascia veramente tanto tempo di lavorazione. Ha una facile limatura, è molto versatile e può essere utilizzato per qualsiasi lavorazione, forme estreme, lunghe, corte, forme da salone, coperture. È un prodotto veramente fantastico. Inoltre ha una categoria dove abbiamo tanti colori differenti e grazie a questo riusciamo a fare tante cose diverse. Con le demo di oggi riusciremo a vedere tutto quello che lui può fare. E vorrei aggiungere anche che a differenza ad esempio di acrilico, acrygel non ha l'odore e quindi si può benissimo lavorare con Power Gel in qualsiasi ambiente e in più Power Gel dopo la polimerizzazione rimane un po' più flessibile rispetto ad acrilico e quindi si adatta molto bene alle unghie, all'unghia naturale. Esatto, quindi lui è un prodotto sicuramente indispensabile in un salone. Chiunque lo conosca poi non riesce a farne a meno. Adesso possiamo passare un breve video che ce lo descriverà a un prodotto commerciale. Avete visto che bel video? E infatti voi potete mostrarlo nei vostri saloni, potete iscrivervi nel canale YouTube International Nail Talk Live e il link troverete qua sotto questo video nella descrizione, troverete proprio il link dove potete iscriversi e trovare tutti i video delle stagioni precedenti dove potete trovare i video commerciali con la pubblicità di questi prodotti perché sono fatti davvero bene e potete vederli proprio nel salone, potete mostrarvi ai vostri clienti. E adesso noi abbiamo già pronta la prima demo per voi, realizzata da Sabine, che è la nostra trainer in Francia, trainer e distributrice. Andiamo a vederla. Ok,
Allora, Sabina ha già inserito una cartina e come primo passaggio utilizza il blush color lilla. Esatto. Ok. Ha creato adesso uno strato di dispersione per applicare i flakes e la madreperla rosa. E ora utilizza il power gel. Questi glitter si abbinano proprio bene insieme. Tantissimo, perché il power gel che sta utilizzando è il Frosted, che è un bel rosa intenso. Infatti è, dopo la polimerizzazione vedi che diventa proprio un po' più ghiaccio, perché quando lo vedi non polimerizzato è più rosa di quello che è e poi diventa un po' più chiaro. Ha limato l'estensione del letto ungheale e colorato il muretto con il liner black. Sì. E ora continua con i blush. I blush, ovviamente, avendo molte possibilità di colorazione e poi per le nuance che lei sta scegliendo, sicuramente riesce a offrirci parecchio. E quindi ha utilizzato il berry, quello lilla un pochino più scuro. Sì, già, sta creando doppio muretto. Doppio muretto, esatto. E sotto il primo strato ha inserito anche lì delle pagliuzze simili a quelle che ha fatto vicino alla cuticola. E adesso sta applicando sempre Power Gel Frosted. Esatto. Per finire, diciamo, la lunghezza dell'unghia. La lunghezza. Ha limato la struttura e adesso siamo nella fase finale. E questo è il risultato. Bellissimo. Bellissimo. L'effetto. Assolutamente bello. Anche in questo caso ritorniamo a quella che è la tendenza del momento. Sì. No, non poteva finire però con un ulteriore ornamento, ha inserito degli Swarovski che ha creato proprio un'unghia gioiello nella parte terminale. Ha preziosito parecchio. Assolutamente. Già bellissima da sola. Sì, infatti. Era già bellissima da sola. Assolutamente, assolutamente. E si potrebbe creare questa unghia magari non French su tutte, alcune possono essere fatte solo con... con Power Gel Frosted. Sì, yes. Su tutta la lunghezza. E tu invece, Noemi, tu avresti portato le unghie così con il doppio muretto? Ti piace questo stile? Assolutamente sì, mi piace veramente tanto. È uno stile che mi piace veramente tanto perché comunque è molto prezioso. Il fatto che lei comunque abbia utilizzato dei colori molto pastello l'hanno resa comunque sia un pochino più soft e quindi mi piace veramente tanto. Assolutamente d'accordo. Tu l'avresti portata? Sì, magari un pochino più corte per quanto è possibile, ma assolutamente sì, adoro questo design. Grazie Sabine. Ora passiamo al prossimo video, che è stato realizzato da Bianca. Bianca è il distributore e la trainer per la Germania e ha creato per noi un nuovo interessantissimo video. Allora, Bianca sta creando dei mix di colore, ha inserito il Power Gel Clear e poi ha messo dei colori di gel polish, li ha miscelati e ha creato dei Power Gel colorati. Sì, infatti è proprio bello avere un Power Gel Clear perché si può utilizzarlo per creare diversi colori, colorarlo con gel polish, con gel polish transparent, con i pigmenti, con qualsiasi cosa. E vedo che Bianca sta sfumando, che sapete che Power Gel si sfuma molto facilmente, è davvero bello sfumarlo, e sta abbinando i colori fra di loro. Esatto, ha creato la prima sfumatura, quindi partendo da un colore più scuro a scendere con un colore più chiaro. Ora omogenizza tutto questo con il Power Gel rosato. Si ha uniformato veramente perfettamente. Esatto. tutta l'unghia. Esatto. Terminato tutta la struttura limata e lucidata, adesso ci sta creando una decorazione nella superficie. Sta utilizzando dei gel polish, gli stessi gel polish che probabilmente ha utilizzato per miscelare il Power Gel all'inizio. Sì, sta usando pennello Jessica e adesso sta applicando
Lo sugar, sì. La polvere sugar sta praticamente creando un po' di dimensione al disegno. Prima di farlo andare in lampada, mette la polvere in modo tale che poi ci esce questo effetto di design bellissimo, stupendo. Queste sono le diverse varianti. Come si può anche abbinare nella stessa mano. Esattamente. Molto interessante, colorato, ma molto interessante. Ci ha dato anche l'idea di come noi possiamo abbinarla nel set delle unghie, quindi potremo realizzarne soltanto una, come potremo utilizzare tutta la scala di colori. Insomma, poi la creatività e la fantasia, insomma, deve fare da padrona ovviamente in tutto questo. Sì, sono d'accordo e io consiglio vivamente, quando voi create un design, di non avere un singolo design, ma abbinare già con 3-4 tipi insieme, meglio su 5, che così se dovete fare qualcosa su 5 unghie non dovete così inventare al momento, avete già le idee pronte. Potremmo considerarlo anche un lavoro da salone, è abbastanza facile, insomma, direi proprio, assolutamente, direi proprio di sì. Perfetto. Adesso andiamo a avere una piccola pausa, facciamo un piccolo break per vedere un video commerciale dei nostri prodotti. La nostra prossima demo è creata da Caterina, trainer internazionale dall'Ucraina, e che ci farà vedere il suo design. Andiamo a vederlo. Allora, Caterina utilizza il Power Gel Nude. Ok, lo ha applicato e ora con il pennello crea l'estensione del letto ungale. Toglie la dispersione per poter limare tutto e modificare e perfezionare quella che è il muretto. Sì, per fare la linea di sorriso perfetta. Esatto. Poi ha applicato sullo sfondo un bianco e sta creando con Power Gel una specie di balze vicino, intanto nella zona French. Sì, lei praticamente con il Power crea dei movimenti e dopo che li catalizza, li colora al laterale. Adesso ha fatto catalizzare la prima parte e ora continua
continua ad aggiungere ogni volta una serie di balls trasparenti e poi sempre li colora sul fianco. Dopo che ha fatto tutto, ha eseguito una limatura e sta applicando il lucido Supreme Finish. Ok, questo design è veramente molto bello. Sì. Allora, io lo proporrei sinceramente per la sua delicatezza anche ad una sposa. Sì, e questo design può star benissimo a una sposa, come anche si adatta benissimo a una vita quotidiana. Mi piace davvero, davvero tanto questa sfumatura. Sicuramente di ciò bianco che fa la differenza, esatto. Lei allora ha usato il bianco e il trasparente. Sicuramente la differenza lo fa anche la colorazione che tu utilizzi: colori un pochino più vivaci, colori un pochino più soft. Anche il movimento del volume che lei dà, poi può creare dei fiori. Abbiamo visto che ha creato dei design differenti. Insomma, anche questo è un design molto di tendenza. Sicuramente. E quindi a seconda della vostra fantasia potete aggiungere anche gli accessori, i glitter, le pagliuzze, ma come avete visto anche in una versione così semplice, minimal, elegante, è proprio dal massimo che il cliente può desiderare. Un design così non si stanca mai. Grazie Caterina per questo design. E ora passiamo al prossimo video che è stato realizzato dalla trainer Magda, la trainer per l'Inghilterra, trainer distributore. Ecco, Magda sta usando il Power Gel Nude. Ok. Muove con molta delicatezza il pennello e sta creando un'estensione del letto ungale. Poi lo lima per dargli una smile line perfetta e sta colorando con liner white. Colora tutta la profondità del muretto. Perfetto, va su tutta la lunghezza. Ok, adesso sta creando praticamente dei mix di colore. Utilizza il Power Gel White e lo miscela con diversi colori di gel polish, tre tonalità differenti. Sì, quindi quando voi colorate il bianco al posto di trasparente il colore viene più vivace. Viene un pastello, solitamente viene un pastello. Sì, un pastello molto marcato, diciamo. E a seconda dell'effetto che volete ottenere potete anche non mescolarli completamente, possono essere si può unirli parzialmente e strada facendo si può modificarli creando di nuovo le onde come vedete nel video. Ecco, vedete, erano le linee probabilmente un po' dritte e le ha spostato un po' il pennello perché ha inserito i colori in diversi punti diversi e con il pennello ha fatto dei movimenti tanto che riuscisse a uscire un esatto nuovo e il design è fatto in questo modo. Abbiamo già fatto tutto ed è molto esatto. Divertente, semplice e versatile. Esatto, un design di facile applicazione. Insomma, poi anche qui il gioco lo fanno tanto i colori. Abbiamo visto che il Power può essere miscelato con tanti gel polish di colori diversi e il gioco è fatto. Assolutamente d'accordo, si può anche realizzarlo, credo, anche sui French più corti, non solo, sì. Anche su tutta l'unghia. Anche volendo. Su tutta l'unghia, sì. esatto. Per cui grazie Magda, ottima idea, sicuramente la prenderemo in considerazione. Assolutamente sì. Perfetto, abbiamo chiuso questa puntata, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo argomento che sarà l'acrilico. Abbiamo qualche anteprima per voi. La prima fotografia che vediamo è quella di Bianca dalla Germania. Ecco una piccola anteprima. E la seconda è Sabine dalla Francia. Bellissimo. Perfetto, questa è una prima dimostrazione di ciò che sarà la settimana prossima. Vi invitiamo a iscriverci nel nostro canale YouTube dove potete vedere e rivedere tutti i nostri video. Ricordatevi che siamo sempre qui disponibili se serve per un supporto, per darvi tutte le informazioni sui prodotti, corsi, distributori. Potete scriverci anche qui nella nostra mail, nella mia e in quella di Elena. Esatto.
E vi invitiamo alla visualizzazione della settimana prossima. Arrivederci, a presto con Nail Talk Life Italia.